Lei afferma con convinzione, queste sono le sue parole, che una benedizione per ogni essere umano è la garanzia di una certa sicurezza nelle difficoltà, un punto di appoggio per la speranza quando si devono affrontare certe prove. La benedizione interessa profondamente il simbolismo dell'essere umano, per questo non è mai annullabile. Durante il testo di questo libro, Don Luigi continuamente ringrazia, benedice, chi gli sta accanto, i medici, gli operatori sanitari, gli amici, i parenti, riconoscendo sempre la loro competenza e le loro attenzioni. E negli scritti di Mamma Santina, che vengono raccolti dal figlio, le parole di benedizione si sprecano e ben due volte lei stessa appare in un atteggiamento benedicente verso suo figlio. Gli scrive: dal profondo del cuore ti benedico. Il suo sorriso viene definito ostinato, folgorante, dolce, straziante e sempre presente, e giunge a fondersi con il sorriso di Dio, il sorriso che Don Luigi, quando si identifica nelle vita Asaffa, scopre entrando nel suo tempio e arriva a definire, a concludere questo lavoro sul sorriso: è un Dio che mi sorride, il mio Dio è un Dio buono. E il benedire che circola in tutto il testo non è teorico, perché viene percepito anche da chi condivide questa esperienza, cioè viene segnalato dal professor Ferrazzi nella postfazione, quando egli esprime la convinzione che il tema ricorrente di questo libro è la serenità. Arrivo all'ultimo punto, e che nel testo mi è sembrato di cogliere la presenza di un triplice dinamismo che sta proprio alla base dell'espressione dell'essere umano. E è un dinamismo psichico che, quando si muove, aiuta la persona a realizzare il proprio sé. E il Cardinal Martini stesso lo ricorda Don Luigi nella sua lettera del 3 settembre 2005, quando gli scrive: l'importante è vivere ogni momento con fede, speranza e amore. Ecco i tre movimenti in chiave spirituale. Fede, speranza e amore sono le immagini a livello spirituale di questo dinamismo che Cardinal Martini è da tempo che l'ha fatto suo, no? Anche quando addirittura è entrato nella diocesi ambrosiana, in una delle sue prime lettere pastorali aveva scritto: è importante affrontare tutte le problematiche attraverso il vedere, il giudicare e l'agire, che sono a livello antropologico. Il dinamismo del vedere, che io chiamo anche percorso sapienziale, si respira innanzitutto nella saggezza di questa madre che sa cogliere l'essenzialità della vita e trasmetterla ai propri figli, ma anche nelle riflessioni di Don Luigi, che prende spunto da tutti gli avvenimenti per interrogarsi sul perché di quello che sta accadendo, no? Anche la dottoressa Dall'Otta prima ha detto che ti ha fatto due domande, cioè per cui è sempre un motivo di interrogazione. Il dinamismo del giudicare, che io chiamo anche percorso profetico, lo si percepisce nella sofferenza con cui Don Luigi accoglie il distacco di coloro che riteneva amici e che l'hanno abbandonato in questo momento così doloroso, no? Anche raccontare questa cosa ci dice appunto questa umanità che è presente in lui. È presente anche in tutti i fatti accaduti prima delle esperienze di sofferenza e che in un certo senso permettono oggi di esprimere un giudizio su quello che sta accadendo. E infine il dinamismo dell'agire, che io chiamo percorso celebrativo, fa di tutto il racconto qualcosa di armonioso e costruttivo che coinvolge il lettore in una liturgia di vita, nonostante si sia immersi in un'esperienza di sofferenza e di morte. Per tutto questo, appunto, sono convinto che, pur nella semplicità del racconto, trasmetta questo testo la sensazione di tenere assieme tanti frammenti di vita, ricomponendoli in un crescendo dinamico che è evolutivo e produce armonia e serenità. Accade qualcosa di simile come quando in psicoterapia si ridà storia alla propria vita. E pertanto questo libro è anche terapeutico per chi lo legge. E prima di concludere vorrei accennare a un altro passo significativo presente nel testo, è ricordato per due volte. Uno l'abbiamo sentito leggere dal lettore prima.
la teca di metallo che Don Luigi porta al collo, nella quale c'è il pezzo di stoffa impregnato dal sangue della mamma. C'è stato uno psicologo che si chiama Winnicott che ha introdotto nel linguaggio psicologico il concetto di oggetto transizionale per indicare qualsiasi oggetto materiale, la famosa coperta di Linus che si porta sempre dietro Linus, che ogni bambino vuole tenere accanto a sé prima di addormentarsi quando deve affrontare un'esperienza difficile, per, come qualcosa di rassicurante che gli ricorda appunto la presenza della madre. E questo fenomeno viene domandato dagli psicologi se c'è, perché segnala la presenza di un normale sviluppo psicologico. E questo oggetto transizionale può riapparire anche in particolari momenti dell'età adulta. E comunque sempre, secondo la François Dolto, che vi ho citato prima, costituisce la parte più importante dell'esperienza del bambino e il suo protrarsi nell'età adulta è alla base della successiva vita immaginativa. E ho colto questa esperienza perché nel tipo di psicoterapia che metto in atto io con le persone che accompagno nel loro percorso di crescita, non di rado portano dai loro viaggi interiori degli oggetti immaginari a ricordo di questo percorso che fanno, e questi oggetti rappresentano delle immagini e energie che anche al di fuori della seduta di psicoterapia infondono forza e coraggio per andare avanti, per affrontare la quotidianità. Per cui la ricerca di un oggetto rassicurante, anche se solo a livello immaginativo, è di aiuto all'uomo lungo il cammino della sua crescita psicologica. E Don Luigi crea da solo questo oggetto transizionale, no? Questa teca che lo sostiene in questo momento particolarmente intenso della sua vita, infondendogli coraggio e aiutandolo a trasformare sempre di più queste esperienze di sofferenza umana in occasione di crescita psicologica e spirituale. E da ultimo, proprio da ultimo, mi sembra di poter affermare che Don Luigi diventa, attraverso il suo narrare fatti, emozioni e riflessioni, educatore di grandi e di piccoli. La sua esperienza diventa quasi un memoriale per chi lo legge. Memoriale è riportare quasi al momento presente quello che è accaduto. E crea le condizioni per far sentire meglio il lettore con la propria storia, grazie ai dinamismi ristrutturanti presenti nel racconto che vi ho citato prima. Da buon educatore, Don Luigi sembra riprendere la convinzione espressa anche da Don Gnocchi nel libro La pedagogia del dolore innocente. In questo libro Don Gnocchi scrive: la pedagogia cristiana tende anzitutto ad insegnare che il dolore non si deve tenere per sé, ma bisogna farne dono agli altri, e che il dolore ha un grande potere sul cuore di Dio di cui bisogna avvalersi a vantaggio di molti. Sembra anche Don Luigi abbia voluto farci veramente questo dono, di avvicinarci cioè al cuore di Dio con la consapevolezza che ogni terapia è solo parziale, la vera guarigione è incontrare Dio. Cito Jodorowsky, che è un autore di sopra di ogni sospetto, perché cioè, non è il prete, non è. Per cui ringrazio Don Luigi di averci dato questa opportunità. Grazie. Grazie a Monte per questa lettura in chiave psicologica del libro. Penso sia una delle prime volte che sia offerta in questa presentazione in chiave di lettura di questo tipo, quindi grazie molto. Durante quei mesi tragici del 2005 ci sono state due persone in particolare che sono state vicine a Don Gigi, una a Roma e una a Bergamo, Clorinda e Roberto. Roberto è qui con noi stasera e quindi possiamo sentire direttamente quella che è stata l'esperienza di quei momenti che sono stati veramente molto intensi. Chiedo quindi ancora al nostro bravo lettore di introdurre l'esperienza che ci viene raccontata da Roberto con un brevissimo passo del testo. Grazie. La lettura? Tutto io l'ho scritto io prima. Il brano è pagina 117. E appare così il nome di Roberto.
Roberto è presente nella mia Bibbia con una frase che dice: per sempre legato dall'amicizia umana e spirituale oltre la vita. Roberto, 18 agosto 1993. Tale frase è stata scritta 12 anni fa e sembrava quasi presagire quanto avrebbe fatto per me in questi mesi. È lui che a Bergamo trova il posto di ricovero per mamma alla clinica Palazzolo il sabato 4 giugno dopo l'ischemia al mare. È lui che decide di venire in ospedale il giorno dell'intervento di mia madre e di trascorrere il pomeriggio insieme a me e a mia sorella. Ed è ancora Roberto che mi viene a prendere in aeroporto, che chiede a sua moglie di andare a trovare mamma anche per aiutare mia sorella Carolina, che viene con me dai medici, che mi invita a cena o a fumare un sigaro, che porta al dottore i pasticcini quando da lontano glielo chiedo e che soprattutto nella buia notte dell'arresto cardiaco corre in ospedale per star vicino mia sorella presa dalla paura e dal dolore e che la riporta a casa dove mio cognato è con i bambini. Questo è Roberto e io ringrazio Dio per aver messo sulla mia strada Roberto in questo periodo. Buonasera, non sono un relatore vero loro, categoria B2, ho dovuto anche scrivere perché non ero all'altezza. Allora, non sono abituato ad intervenire in convegni e presentazioni, nessuno sinora mi aveva mai chiesto di parlare per un'occasione come questa davanti ad un pubblico così. Essendo la prima volta ho dovuto, oltre che scrivere, pensare a quello che avrei dovuto interpretare quale ruolo. Non sono un critico letterario, neanche uno psicologo, per fortuna, perché vedo che sono gente specialista, tanto meno medico e sacerdote. Una persona a me vicina, che sarebbe il mio cognato, mi ha dato un illuminante suggerimento di fronte a questa mia prima volta, chiedendomi chi ero io per l'autore del libro. Ho pensato allora che l'unica definizione che potevo attribuirmi era quella di amico. Del resto sono entrato in questa storia di vita nella parte di amico ed è per questa amicizia che ho conosciuto due cuori. Quello malato di mamma Santina, che ha generato questo bellissimo racconto sulla palpitante speranza, e il cuore del mio amico Don Gigi, pulsante di apprensione, partecipazione e fede. Attraverso questi due cuori è stata scritta questa avventura, il cui fine ha riservato a tutti noi la gioia della grazia. Così mi sono convinto fino in fondo, partecipando e camminando anch'io verso la speranza, che la vita ha un significato incommensurabile se di mezzo c'è la passione del cuore e per il cuore. Solo se c'è il cuore protagonista, noi possiamo vivere fino in fondo i risvolti e la dolcezza amara della vita. Solo con il cuore noi possiamo assaporare le contraddizioni e le danze dei nostri giorni. Gioia e dolore passano attraverso il cuore. Le preghiere a Dio hanno radice nel cuore e la sofferenza di ogni uomo si traduce, come esprime la metafora, in una stretta al cuore. È dal cuore che nascono divertimento, chiarezza, piacere, sollievo, eccitazione, novità, meraviglia, stupore. Poi il cuore ti dà la calma e allora diventa protagonista, insieme alla tua anima, dell'unico grande motore della nostra vita, l'amore. È l'amore che Don Gigi oggi vuole esaltare con questo libro. E io sono arrivato a scoprirlo grazie a questi due cuori che ho conosciuto e vissuto nell'amicizia di Don Gigi. Io questo libro l'ho sentito scrivere quando Don Gigi mi chiamava per raccontarmi quello che stava accadendo a mamma Santina. Era come se avessi potuto leggere alcune sue pagine in anteprima. Le bozze di questa prosa sono scivolate nei suoi discorsi di quei momenti e sono arrivate a me per celebrare la bellezza della vita, anche quando questa pareva fragile e precaria, appesa e affidata nelle uomini abili e sapienti di questi, in quelle calorose di Dio. E sapienti siete voi. Questo è il potere dell'amicizia che ho cercato di alimentare e che ho ricercato in ogni momento della mia storia,
Ad esprimere tutto questo c'è una bellissima frase, una canzone cilena citata da Sepúlveda, in un suo libro che dice: due estremità alla strada e a tutte e due qualcuno mi aspetta. Ed è con questa stupenda immagine che mi sono avvicinato all'autore di questo libro, ricevendo e conquistando tanto. Quello che ha anticipato prima Paolo era appunto che Gigi ha un grandissimo sogno, proprio di quelli veri. Gigi ha un sogno che sta realizzando, una casa a Gerusalemme, dove potranno abitare tutti i cuori delle persone che lui ama, quelli che hanno pulsato in questa storia, quelli che sono qui presenti e quelli di tutta un'umanità che spera e soffre. Lì abbiamo trovato e troveremo come sfondo il tramonto, le case ed i minareti che faranno cornice a questo impasto di umanità che crede nel proprio cuore. Concludo citando questa frase sempre di Sepúlveda che non ho mai smesso di presentarsi in me quando Don Gigi aveva bisogno di sostegno per lui e preghiere per la sua mamma. Le amicizie si costruiscono ben strette con la malta degli intimi dolori che non hanno bisogno di parole. Mi piacerebbe dire che questa malta oggi è fatto presa e la sua amalgama siamo noi, qui intorno a Gigi e a mamma Santina. Grazie. Stasera ho aperto una promozione sul campo in Serie A. Grazie molto. Prima di chiudere con un intervento molto veloce di una persona che ho visto pensare, che quindi chiamerò, volevo dirvi che questo libretto, che nella prima edizione si presentava così, edizione PM, con la presentazione a Camillo Martini, è stato poi seguito da questo e in modo inaspettato per l'autore, ma sicuramente prevedibile per chi legge questo libro, è giunto alla terza edizione e sta per essere tradotto anche in lingua inglese. Quindi un grande successo, perché probabilmente in questo libro si toccano le corde del cuore e probabilmente, come dice il dottor Foglieni, anche terapeutico, quindi c'è un interesse diretto in chi lo legge perché fa star meglio. Dicevo che prima ho visto una persona, anzi due, in sala e io non posso esimermi da chiedere due piccole parole. Il primo è padre Luigi, che è un saveriano, che tra l'altro è un comasco d'adozione perché in questi ultimi anni è qui nel comasco, e che tra l'altro è il fratello di mamma Santina. Quindi può dirci una cosa veramente importante. E l'altra persona la presento dopo, così lascio un po' di suspense. Io sono il padre di Luigi e lui è Don Gigi. Quando lui è nato io mi trovavo negli Stati Uniti ed è per questo che si chiama Gigi, Luigi. Dunque io ho letto il libro, è chiaro, sono stato molto vicino a Santina, anche ieri sono andato a trovarla. E quando si è davanti a questa persona ti senti un po' trasformare dentro, ti nasce una calma interiore, ti fa sentire che oltre a questa realtà umana c'è qualche cosa d'altro. La sua serenità, il suo sorriso, il suo mettersi così disponibile davanti a Dio, lo ritengo una grazia molto grande per me e per i miei familiari. E leggendo il libro io ho pensato anche a quali persone questo libro può essere utile, perché è un libro ricco di vita, di esperienza. Di esperienza che tocca almeno cinque campi. Io non sto a descriverli tutti adesso, però ve li nomino. Il primo campo è quello del dolore, cioè la vita nel dolore, come si vive. Interessantissimo la prima parte di quella proiezione che abbiamo visto. Una persona che soffre eppure, ecco, desidera vivere. E questo desiderio di vita
quindi aiuta tutte quelle persone che possono sentirsi così prese dalla difficoltà, dal dolore. Una seconda dimensione oppure persone che possono far bene, che può far bene questo libro, è nel campo medico. Cioè, vedere questi medici come hanno lavorato, come lavorano, come sono sensibili alle persone che sono sofferenti. E qui nasce allora per noi quell'insegnamento di essere persone riconoscenti ai medici. Un'altra dimensione è quella, la relazione filiale, il dottore ce l'ha accennato, ed è uno degli elementi che il mondo di oggi ha tanto bisogno, questi figli in relazione ai propri genitori, che a volte ci troviamo di fronte a persone che vengono abbandonate, eccetera. Questa relazione filiale profonda, vera, che aiuta a vivere, a farci sentire famiglia. Una quarta, una dimensione pastorale, cioè vale anche per noi sacerdoti, noi missionari, come ecco, accostarci alle persone che soffrono. E Don Gigi ce lo descrive con la sua semplicità, ma molta chiarezza e schiettezza. E un'ultima è quella dimensione spirituale. Io ringrazio Dio di avere una sorella così, perché non me l'aspettavo, eppure perché per me è come una seconda mamma Santina, perché quando io sono diventato prete un anno dopo mia mamma è morta, poi io sono partito per il Bangladesh e in un incidente che ho avuto sono dovuto tornare dal Bangladesh. E allora dove vado? E sono andato da Santino. E allora erano piccoli. Gigi e Carolina erano bambinetti piccoli. E sono stato lì per un po' di tempo mentre mi riprendevo della salute. Per cui ecco, io ringrazio il Signore di questa presenza di Santina anche nella mia vita. E quando vado, ecco, mi ritempro spiritualmente. Grazie. Grazie mille, Padre Luigi. Così abbiamo scoperto Don Gigi, che ha molti familiari in questa sala stasera. Abbiamo qui con noi anche Padre Franco Sottocornola, che è un professore di filosofia, di teologia, missionario in Giappone ed è fondatore di un centro di dialogo interreligioso in Giappone. Le lascio la parola, grazie. Ma il mio titolo per essere qui è la riconoscenza e la devozione che nutro per il Monsignor Luigi Nami e l'amicizia, la fraternità che mi lega a suo zio, che è mio confratello, Padre Luigi Pinelli, per cui sono venuto qui questa sera, avendo per caso sbirciato il libro e nutrito subito una quasi un'attrattiva per il suo contenuto, ho chiesto di poter venire insieme e mi trovo qui dopo 24 ore ad essere arrivato da Giappone ieri sera alla partenza, da Giappone dove lavoro 30 anni ormai come missionario. E le cose che ho ascoltato sono tutte quindi un altro libro, un secondo volume su questo personaggio. Posso chiamarla così, mamma Santina, perché come è stato detto la protagonista è lei. Ciascuno dei relatori ha affrontato il libro e il personaggio dal proprio punto di esperienza, di professione, di competenza. Quindi sarò scusato se io, anch'io, vedo questo libro, chi l'ha scritto e la protagonista da missionario. Parlo del Giappone, ma penso che quanto dico valga per tanti altri paesi. Il vuoto pauroso e pericoloso di grandi valori umani. Ecco. Mi chiedono spesso cosa fa in Giappone, perché fa la missione in Giappone, dove
la gente sta bene, non è il solito che fa felice l'uomo o che lo salva. E il Giappone soffre di questo grande vuoto di valori, come penso soffra anche la nostra società occidentale. Come in questo libro, per cui ringrazio Don Luigi di averlo scritto e ringrazio la protagonista per averlo vissuto, io ho colto soprattutto tre grandi valori di cui la nostra società e il nostro mondo ha enorme bisogno. Penso al Giappone, ma ripeto, non solo il Giappone. Primo è il valore della maternità. Non so se Don Luigi l'ha avuto presente, l'ha vissuto inconsciamente, ma è un poema sulla madre. Tutti noi abbiamo avuto una mamma, questo è sicuro, e tutti noi possiamo capire questo linguaggio, la bellezza del poema sulla mamma. Hai cantato poeticamente, forse il dolore ha nutrito l'altezza della poesia, qualcosa di bellissimo sulla madre, sulla bellezza di essere madre, un capolavoro di maternità. Così mi apparsa soprattutto questa donna, un capolavoro di madre, e ha avuto le sue difficoltà perché è rimasta vedova così presto, eccetera. Il nostro mondo, parlo del Giappone, ha bisogno di riscoprire la grandezza, la bellezza della maternità. C'è un calo di apprezzamento, di valorizzazione della maternità nel mondo. Questo credo sia già un grande valore di questo libro. Io spero sia tradotto non solo in inglese, ma anche in giapponese. Poi l'altro valore che io trovo e che è misterioso, difficile, già toccato da padre Luigi Pinelli, è di cogliere il valore che la sofferenza può essere. Noi tutti istintivamente rifugiamo dalla sofferenza, e giustamente anche, però la croce di Gesù ci ha rivelato che la sofferenza può essere un valore, non è un male, e può essere un bene, misteriosamente. Ma qui subito ho bisogno del terzo valore, che per me è il valore dominante, non so se l'ha detto giustamente, la fede di questa donna. Io credo che sia inspiegabile questa sua vita, questo suo modo di vivere senza la fede. Ogni pagina, ogni linea trasuda la fede profonda di quella donna, di tua madre, che vi ha trasmesso, che penso sia un po' qualcosa di famiglia. Ecco, la fede di questa donna, ed è lì che essa credo abbia attinto, se non a livello intellettuale, a livello esperienziale, l'intuizione e nutrito l'esperienza che la sofferenza può essere un bene. Non mi dilungo su questo tema, però ho visto laggiù in fondo un crocifisso e credo che tua mamma ti ha colto nel mistero della croce di Cristo la capacità di soffrire serenamente e di essere quella meravigliosa mamma